bellezza di intervento e come sempre in questi casi. Questa mattinata è stata lunga, molto interessante, molto approfondita, come avevamo promesso, spetta diritto all'ambasciatore Sannella chiudere, fare anche un po' penso il punto su quanto ci siamo detti e abbiamo ascoltato. Io vedo che sono proprio pochi minuti e poi siete tutti stanchi, siamo tutti stanchi, però grazie a Elio veramente. Io vorrei ricordare qui una frase che ha detto l'ambasciatore Manuel Amante da Rosa, l'ambasciatore di Capo Verde, che in un certo punto del suo discorso ha detto: da ciò il nostro convincimento che bisogna agire in fretta e con determinazione su tutti i fronti, in Europa come in Africa, per un fenomeno che rischia altrimenti di travolgere non solo la nostra amicizia, ma il fondamento stesso della nostra comune cultura e civiltà. Quello che ha detto Henry prima, esattamente questo, stanno crollando i fondamenti della nostra civiltà se restiamo indifferenti di fronte a migliaia, decine di migliaia di morti e a tragedie di questa dimensione provocate in gran parte dalle nostre politiche o dall'assenza di nostra politica. Detto questo, una considerazione che devo dire neanche completamente sfuggita, ma è molto importante e vorrei ricordarla veramente in questa chiusura, è che se abbiamo parlato dello sviluppo demografico, la crescita demografica africana, non abbiamo parlato abbastanza della decrescita demografica europea, cioè il fatto che fra 40 anni l'Italia avrà 12 milioni in meno di italiani, 12 milioni in meno, significa giovani non ce n'è più. Chi manderà avanti le nostre industrie? Chi pagherà i servizi sociali? Chi pagherà le pensioni se non 12 milioni di immigrati? Se vogliamo mantenere i livelli attuali, come meno dobbiamo prepararci a ricevere 10-12 milioni di persone. E allora se c'è una conclusione, Max, che si pone alla fine di questi lavori, forse dovremmo pensare di più a questo problema della inclusione. Questa parola che ha usato Manuel, mi riferisco sempre alla voce africana che è venuta qui, non ha mai parlato di integrazione, di parola piena di ambiguità, ho visto che ha parlato di inclusione. Per parlare di questa inclusione dobbiamo fare uno sforzo profondissimo di revisione dei nostri modelli culturali. E qui Jean Lollard ci ha dato anche qui delle indicazioni, e poi tutto questo si deve riflettere da un comportamento generale che deve permettere alla politica italiana europea di cambiare rotta, perché Elie non può mica fare questa battaglia da sola, e così come non può farla nessuno dei nostri paesi e nessuna delle nostre istituzioni e nessuna delle nostre università. In conclusione, io proporrei questo agli organizzatori di questo convegno, guardo Max, parlo un po' alla città. Io farei un documento che riassuma in alcuni punti quello che è stato detto, le riflessioni sulle quali si è un po' concordato oggi, e a questo documento si dia la massima visibilità possibile, ma non solo in sede locale, ma in sede regionale, nazionale, europea e africana. Chiedere le cose fondamentali che sono emerse in questo dibattito, che non si può essere soli, bisogna che ci creare un coordinamento europeo delle politiche, ma un coordinamento nazionale anche delle politiche. Delle politiche migratorie in Italia si occupano 5-6 ministeri diversi, 10 istituzioni diverse, nella confusione totale, il ministro dell'interno fa delle missioni di politica estera, il ministro degli esteri non si sa esattamente poi che cosa faccia, insomma. Allora, cominciamo a fare ordine
e troviamo un'istituzione, ma non deve essere un'istituzione solo da noi, e senza gli africani poi facciamo le politiche. Quindi deve essere istituzioni aperte, con la presenza, con la partecipazione paritaria, e cominciamo da questi vertici a coordinare le politiche necessarie. Abbiamo molto parlato di un fondo, di più fondi, cominciamo a dare un appoggio a questi investimenti da fare in questi paesi, facendo molta attenzione. Nel breve periodo, come diceva Eli, abbiamo bisogno di aiuti umanitari, certo, però dobbiamo lavorare per i medio e lungo termine, dobbiamo creare occupazione per i giovani, dobbiamo creare speranze di lavoro che venire per i giovani in Africa, perché non è i muri che si costruiscono a valle, come diceva, come ci ha scritto il professor Parigi, dicendo le falanghe non si fermano a valle, si fermano a monte, e per fermarle a monte l'unica strada è questa. Ma i programmi li devono fare i paesi africani, li devono fare insieme con noi. Un documento che potrebbe essere la conclusione di questo dibattito di oggi è chiudere come? Con un ringraziamento a Como, straordinario, che ci ha portato in questa splendida tappa e in questo splendido di questa iniziativa. Prima di rinvitare sul palco Massimiliano Modelli, anche se non vuole, invece viene, questo è l'applauso. Assolutamente concordando con quanto è stato appena detto, questa cosa va documentata, va diffusa perché mi sembra che in questo momento noi siamo esponenti di un mondo, mentre i mondi ce ne sono quasi 5, perché c'è un mondo di africani che guerreggia, che tortura, che pone la gente in fuga. C'è un mondo di africani in fuga, un altro mondo, che è l'intero continente di africani in fuga, paragonando le nostre misure. C'è un mondo che è quello a cui presumo apparteniamo tutti noi, di persone che stanno vedendo la storia e vogliono farne parte, non la vogliono guardare passare, non la vogliono neanche buttare indietro, vogliono capire come fare, vogliono interrogarsi, vogliono darsi delle risposte, sanno che non è facile. C'è un altro mondo che si sta favorendo, che è quello invece del recalcitrare, dello spingere indietro, e poi purtroppo, e non è chiaramente il suo caso, c'è un mondo politico che sembra non fare parte di tutto questo. Cioè è una cosa, tutto questo è una cosa a parte, perché noi abbiamo i problemi economici, noi abbiamo da tempo confuso la finanza con l'economia come se fossero sinonimi, stiamo favorendo tutt'altro, stiamo occupando completamente di altre cose. Tutto questo è fastidio. E io ho usato una frase quest'estate più volte, che mi spiace di usare adesso perché non si usano certe parole in questi ambienti. Uno dei nostri grandi problemi è che l'Italia è un casino e purtroppo il resto dell'Europa lo sa. Adesso è proprio la nostra situazione umana, non è soltanto i nostri governi, i nostri governanti, anche il nostro non sapere bene gestirci. E purtroppo l'immagine che diamo da fuori è tanto l'Italia, comunque noi viviamo, prima che risolvano le loro cose, abbiamo modo e agio di pensare ad altro. E noi e in altri pochi paesi, che ricordavo l'onorevole prima, che stiamo veramente raccogliendo le membri, inizia a diventare il termine giusto, perché raccogliendoli quando si può, accogliendoli lì, spesso raccogliendoli in occhio, non raccogliendoli del tutto, lasciandoli lì in questo grande cimitero a cielo aperto, e non ci sono moniti papali, non ci sono considerazioni che riescano a smuovere questa faccenda. Ecco, quindi questo convegno, che è chiaramente un primo passo, spero, va fatto conoscere. Qui parliamone, non siamo stati qui tutta la sera mattina per niente. Ringrazio veramente tutti e do un'ultima parola a Massimiliano Modelli per concludere. Guardate, ringrazio molto, credo che sia stato un buon, abbiamo aggiunto un buon risultato oggi. Sono state 4 ore con 15 relatori, siamo in perfettissimo orario, abbiamo iniziato con 4 ore di ritardo e abbiamo finito con 4 ore di ritardo. Il professor Calchi nei suoi libri citava sempre una frase di Plinio il Vecchio,
che è stato ad assistere il nostro convegno. Eccolo qui. E la frase ex Africa sempre era lì con noi. Dall'Africa viene sempre qualcosa di nuovo. Direi che oggi il nostro Pino sarebbe contento. E io vi ringrazio veramente molto per la pazienza e l'entusiasmo che...